Assessore Botton alle manutenzioni e al verde pubblico per il comune di Padova. Ci apra gentilmente le porte della giardineria comunale. Che posto è? Di cosa si occupa questa serra splendida? Questa è una bellissima realtà della città di Padova. Si tratta di una serra e anche di spazi aperti nella quale noi teniamo tutti i vasi, le piante da fiore che poi serviranno per abbellire la città. In questo luogo si trovano anche le piante succulente, cioè quelle piante grasse, delle quali abbiamo una bellissima collezione nel Palazzo di Cristallo al Parco Europa. Tra queste piante ci sono piante anche molto vecchie, molto belle, che vengono appunto utilizzate quando abbiamo delle manifestazioni. Abbiamo per esempio delle azalee che sono bellissime. Tutte queste piante si possono ammirare sì quando ci sono queste manifestazioni, ma anche durante il periodo primaverile ed estivo, perché noi con queste piante abbelliamo tutta la città, centro e periferie. Cittadini certo pensano che le piante magari nascano spontaneamente nelle fioriere della città, però so che voi appaltate anche con un gran risparmio fiori in esterno. Certamente, noi abbiamo sia un servizio nostro interno con dei nostri dipendenti che fanno questo tipo di lavoro, altre cose invece appunto per avere un risparmio dal punto di vista economico, per avere anche una risposta immediata e veloce alla cittadinanza, lo facciamo con delle ditte incaricate esterne. Adesso non ci sono grandi fioriture visto che siamo ancora in inverno, ma la primavera è alle porte, ci rivedremo. Sì, guardi, abbiamo delle piante che stanno fiorendo adesso, sono in fase appunto di fioritura, però la bellezza la ce l'avremo fra qualche settimana, quindi fra un po' se ritornerete vedrete veramente tutto quanto in fiore, tutto colorato. Una bella cosa per la città di Padova.